Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Pagina 33. Se a noi meriti
del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetta sei tu, Vergine Maria, più di tutte le donne della terra. Preghiamo. O Dio, Signore del cielo e della terra, concedici la grazia di avere mani innocenti e cuore puro per accogliere Cristo, il Re della Gloria, durante il pellegrinaggio terreno, e così salire il monte del Signore e stare per sempre nel suo luogo santo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Madre Santa, intercede.
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. L'Altissimo ha santificato la sua dimora. Madre Santa, intercedi per noi. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. L'Altissimo ha santificato la sua vita. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. L'Altissimo ha santificato la sua dimora. Madre Santa, intercedi per noi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'Altissimo ha santificato la sua dimora. Madre Santa, intercedi per noi. Preghiamo. O Dio, nostro sole e nostro scudo, che conforti il pellegrinaggio terreno, assicurandoci che giungeremo un giorno alle tue dimore. Ascolta la nostra preghiera. Fa che, come i discepoli di Emmaus, troviamo in Cristo un compagno di viaggio per attraversare serenamente la valle del pianto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Per te. Ricorderò Rab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Perché? Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per te, Maria, Dio ha preso dimora fra noi, ha preso dimora fra noi. Preghiamo. O Dio, che guidi la Chiesa con la luce e la forza del Tuo Spirito, fa che vediamo in essa la città edificata dal Tuo amore sul fondamento dei Monti Santi. Aiutaci a vivere gioiosamente in essa, affinché possiamo essere un giorno cittadini della Gerusalemme celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediamo, Signora dei Cieli. Ti glorifichiamo, Regina degli Angeli. Dal libro del Siracide. Io, come un terebinto, ho esteso e i miei rami sono rami di maestà e di bellezza. Come una vite, ho prodotto germogli graziosi, e i miei fiori, frutti di gloria e ricchezza. Io sono la madre del puro amore, del timore, della conoscenza e della degna speranza. Sono data ai miei figli da tutta l'eternità, a coloro che sono stati prescelti da Lui. In me vi è ogni grazia di vita e di verità, in me ogni speranza di vita e di forza. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei prodotti, poiché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi è più dolce del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. Chi mi obbedisce non si vergognerà, chi compie le mie opere non peccherà. Io sono come un canale derivante da un fiume, e come un corso d'acqua sono uscita verso un giardino. Ho detto,
innaffierò il mio giardino e irrigherò la mia aiuola. Ed ecco, il mio canale è diventato un fiume, il mio fiume è diventato un mare. Farò ancora splendere la mia dottrina come l'aurora, la farò brillare molto lontano. Penetrerò in tutti gli abissi della terra, visiterò quelli che dormono, illuminerò coloro che sperano nel Signore. Dalle antiche biografie di San Francesco d'Assisi. Il servo di Dio, Francesco, piccolo di statura, umile di spirito e minore di professione, mentre viveva qui sulla terra, scelse per sé e per i suoi una piccola porzione di mondo. Altrimenti, senza usare nulla di questo mondo, non avrebbe potuto servire Cristo. E furono di certo ispirati da Dio quelli che, anticamente, chiamarono Porziuncola il luogo che toccò in sorte a coloro che non volevano assolutamente possedere nulla su questa terra. Sorgeva in questo luogo una chiesa dedicata alla Vergine Madre, che, per la sua particolare umiltà, meritò, dopo il Figlio, di essere sovrana di tutti i santi. Qui ebbe inizio l'ordine dei minori, e si innalzò ampia e armoniosa, come poggiata su un fondamento solido, la loro nobile costruzione. Il santo amò questo luogo più di ogni altro e comandò ai frati di venerarlo con particolare devozione. Volle che fosse sempre custodito come specchio dell'ordine in umiltà e altissima povertà, riservandone ad altri la proprietà e ritenendone per sé e i suoi soltanto l'uso. Vi era osservata in tutto una rigidissima disciplina, nel silenzio e nel lavoro, come pure in tutti gli altri ordinamenti della vita regolare. I frati che vi dimoravano erano impegnati giorno e notte nelle lodi divine e conducevano una vita angelica, fragrante di soave odore. E giustamente, perché il luogo, a detta degli antichi abitanti, era chiamato, con altro nome, Santa Maria degli Angeli. Il padre diceva di sapere, per divina rivelazione, che la Beata Vergine, fra tutte le chiese innalzate a suo onore, amava quella con particolare predilezione, e perciò il santo la preferiva a tutte le altre. Francesco sapeva che il regno dei cieli si estende ad ogni località della terra ed era convinto che la grazia divina poteva essere elargita agli eletti di Dio dovunque. Pure aveva sperimentato che il luogo di Santa Maria della Porziuncola era colmo di una grazia più copiosa
ed era frequentato dalla visita degli spiriti celesti. Per questo era solito dire ai frati: «Guardate, figli, di non abbandonare mai questo luogo. Se vi cacciano via da una parte, voi tornateci dall'altra, poiché questo luogo è santo, è l'abitazione di Cristo e della Vergine sua madre. Fu qui che, quando noi eravamo in pochi, l'Altissimo ci ha moltiplicati. Qui ha fatto risplendere l'anima dei suoi poveri con la luce della sua sapienza. Qui ha acceso le nostre volontà con il fuoco del suo amore. Qui colui che pregherà con cuore devoto otterrà quanto domanderà. Ma le offese saranno punite più severamente. Per questo, figli, considerate con riverenza e onore questo luogo così degno, come si addice l'abitazione di Dio, singolarmente prediletta da Lui e dalla Madre Sua. E qui, con tutto il cuore e con voce di esultanza e di ringraziamento, glorificate Dio Padre e il Figlio Suo, il Signore Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo». Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Abbiamo appena pregato assieme, fratelli e sorelle, questo salmo, all'interno di questo luogo in cui è una grazia anche solo il vederlo. Stiamo celebrando il perdono in questa veglia che ci raduna in unità e anche in intimità con il Signore, e siamo davvero esultanti per avere avuto questa grazia enorme di cui noi nemmeno riusciamo a capacitarci, che è quella di conoscere il Signore, di conoscerlo da vicino, siamo qui apposta, di sapere nella nostra esperienza di vita cristiana che cosa significa quando il Signore entra nella propria vita. E lo diciamo non a mo' di sponsor, perché bisogna dire cose belle o bisogna vantarsi di chissà che cosa, no. Lo diciamo a testa bassa e a cuore alto. A testa bassa sapendo che non è merito nostro. E proprio perché stiamo celebrando il perdono ci rendiamo conto che ciò che celebriamo è uno dei riflessi preponderanti della sua Pasqua, della Pasqua di Gesù. Ma a cuore alto,
a cuore aperto, dilatato, ce lo sentiamo sbalzare dal petto, nel sapere che cosa ci è capitato, il conoscerlo, il conoscere Lui. Francesco aveva fatto questa stessa esperienza, per cui ci sentiamo anche noi compagni di Francesco nel guardare la Porziuncola e nel vedere anche nell'architettura di questa casa e di questa basilica un po' di quello che dovremmo essere noi. Anzi, forse di più, guardando la Porziuncola vediamo quello che per il bene della Chiesa e dell'umanità noi dobbiamo essere. La grandezza della basilica che contiene la Porziuncola nella quale noi siamo ci dice l'infinita grandezza del Signore, che ci guarda con uno sguardo di amore, ci comprende proprio nel vero senso del termine, ci sentiamo abbracciati da Lui, come questa basilica abbraccia la Porziuncola. E noi di fronte a questa grandezza siamo piccoli, piccolissimi, di pietra grezza, di una pietra levigata certamente dalla vita, di una pietra di pietra grezza appunto, di pietra semplice, eppure una pietra tanto amata, avvolta da tanto amore, una pietra grezza che forma al suo interno, a sua volta, un luogo, un'abitazione, un grembo. Facciamo posto al Signore. Bella quella pietra grezza perché abitata, abitata dalla sua presenza. Guardando la Porziuncola, ci diciamo che noi siamo questo e dobbiamo ricordarcelo di esserlo effettivamente, pietre grezze, ma avvolti da una luce ineguagliabile, che è la presenza del Signore, e oggi in una sua così cromatura tutta particolare, che è la sua misericordia, avvolti dal suo perdono, avvolti e abitati, perché a nostra volta possiamo fare spazio ad altri ed essere testimoni credibili del suo perdono, che ci ha raggiunti. Maria era questa pietra grezza, raffinata in un modo ineguagliabile certamente dalla grazia di Dio, eppure era una di noi, Maria è una di noi, un membro della Chiesa. Così dobbiamo essere noi. E il Signore ci dà la possibilità di viverlo, di vivere questo mistero, di una piccolezza abitata e avvolta da una grandezza che la guida e la illumina, e che è la sua Pasqua, e ci dà la possibilità di vivere tutto questo facendo, potremmo dire così, il Signore giorno dopo giorno, facendoci camminare con Lui, affina il nostro cuore a riconoscerlo. Questa è la vera sapienza, il saper camminare per questo mondo senza perdere di vista Lui, con tutto ciò che questo significa. Il saper vivere la propria condotta cristiana affinata dalla parola del Vangelo e affinata certamente dalla sua misericordia, che è una responsabilità per noi. Noi riceviamo misericordia dal Signore perché anche noi ne siamo portatori, certamente, e la misericordia di Dio il Signore ce la elargisce perché il nostro cuore possa prendere i suoi connotati, assomigliargli. È lo Spirito che fa questa azione in noi. E giorno dopo giorno il Signore ci dà la grazia di poter vivere con statura sempre maggiore, illuminati sempre da questa luce. La luce, certo, che ci viene dalla Pasqua
illumina ogni cosa, spalanca e sbaraglia ogni tipo di nostro limite. Il Signore non ha paura dei nostri peccati. Tuttavia però dobbiamo stare attenti. La luce del Signore è certamente forte, ma sappiamo bene anche dall'esperienza di tutti i giorni che creare ostacolo alla luce è una cosa molto semplice. Può succedere nella vita di ciascuno che forse lungo il tragitto ci dimentichiamo di Lui. Qualcosa può prendere una via lontana dal Vangelo e quella luce, seppur presente, tuttavia fa fatica a raggiungerci perché non gliene diamo la possibilità. E questo capita a tutti, dai religiosi ai laici, in qualsiasi stato di vita cristiana abbiamo potuto abbracciare la tentazione dell'oscurità è sempre dietro l'angolo. Tuttavia però il nostro cammino è il cammino che accoglie la luce che viene dal Signore. Se siamo qui questa sera è proprio per questo. Perché il Signore nella sua misericordia ci ha voluti toccare. E anche se la pandemia ci obbliga, a riduzioni di vario tipo, queste sono riduzioni solamente fisiche. La misericordia passa lo stesso. Il suo amore per noi è sempre visibile. E per questo vogliamo chiedere al Signore, per intercessione di Maria, di cui è madre, appunto lei, attraverso di lei, il Signore ci ha potuti incontrare in quanto uomini e donne su questa terra. Vogliamo chiedere a Maria Santissima di pregare e di intercedere per noi questa sera, proprio perché questo luogo sia sempre per noi. San Francesco lo aveva intercettato. La misericordia passa ovunque, non ha bisogno di luoghi, tuttavia ci sono luoghi che parlano più di altri. E il Signore ce li ha dati perché questi luoghi non siano tanto dimora quanto sorgente. Noi veniamo qui per abbeverarci a quella misericordia e a quello stile di Francesco che è la vera sapienza cristiana. Quello stile che rende i cristiani riconoscibili. E vogliamo chiedere a Maria Santissima di continuare a farci a permetterci questa esperienza. Questa sera e nei giorni che verranno, quando occupati nelle nostre occupazioni quotidiane, avremo l'arduo compito, ma la bella sfida di essere testimoni della misericordia che abbiamo ricevuto, e non con frasi fatte, ma camminando passo dopo passo, giorno dopo giorno, sguardo dopo sguardo, carezza dopo carezza, vita dopo vita. Chiediamo al Signore che questo si compia in noi, che Francesco possa intercedere e perché non diventi Francesco l'ispirazione di un momento, ma lo stile della vita, il modo di vivere. Ringraziando il Signore sempre, ogni giorno, perché ci ha fatto questa grazia di incontrarlo, conoscerlo, amarlo e sapendo bene che nulla ci potrà mai separare dal suo amore. Di questa verità la nostra vita di cristiani porta il segno e sta a noi comunicarlo con una statura alta della vita cristiana e soprattutto con lasciarci abbracciare dalla misericordia di Dio.
In piedi per il canto del Te Deum. Noi ti lodiamo, o Dio, ti proclamiamo, Signore, o eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. Acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico figlio. Spirito Santo Paraclito, o Cristo Re della Gloria, eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo. Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. Salva il tuo popolo, Signore. Guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre. Regnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia, in te abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno. Preghiamo. O Signore, Tu hai voluto che la Tua Santissima Madre, Maria, innalzata al di sopra degli angeli, fosse qui per l'umile Tuo servo Francesco, dispensatrice di grazia e di perdono. La sua mediazione ottenga a noi, che ricordiamo la consacrazione del suo Tempio, la remissione dei peccati e la tua sovrabbondante misericordia.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Vi protegga sempre la Vergine Maria, che ci ha dato l'autore della vita. Amen. A tutti voi qui riuniti per celebrare devotamente la solennità di Santa Maria degli Angeli, conceda il Signore la consolazione dello Spirito e la felicità eterna. Amen. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Continuate a dare gloria a Dio con la testimonianza della vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Pagina 36.